Eccoci tornati in questa Ok, nuova quindi. sfida e Ma anche oggi non funziona l'audio. Registriamo quello del tablet sì. tuo. Aspetta un attimo. Perché c'ho Questo una si chiama torta? Che Gregory! vuol dire c'ho una torta? Che me ne faccio di una torta in mano? Sì, perché è il settesimo coso, Il guarda. settesimo? Il Sì, il settimo! settimo Il anniversario. settesimo, Dio santo. Non mangiare. Però sai una cosa? Che vuoi dire? Sento qualcosa, FNAF 4. No, FNAF 5, sister location. Comunque lo sai una cosa? C'è uno che si chiama Gregory. E non c'è qua posizione della sorella, che vuol dire? Vuol dire sister location. Ah. Allora, comunque c'è uno che si chiama Gregory. Tu non lo conosci questo FNAF. Hanno creato in questi giorni un nuovo FNAF. Non mi ricordo come si chiama, ma ci stanno fare Posso animatronics. cambiare la skin? Devi mettere la guardia. Ci sta Roxy, che sarebbe un tipo Chica. Poi ci sta Glamrock Freddy, che è buono. Aspetta un attimo. Perché in questo stupido gioco si può. In questo. Nel telefono si possono mettere soltanto tre cose all'inventario. Quale hai preso? Ricordati che devo andare nell'ufficio. E non vale mettere visione notturna. Comunque ci sta uno che si Devo chiama. salire su. No, devo andare qua nell'ufficio. Comunque Gregory. No, non lo so se conosce questo FNAF 3D o no. Non c'è dove sono io. Qua dentro non ci sta, quindi posso tranquillamente Papà, sbattere. papà, idiota, non ci sono se sono andata alla porta. Questa. Sono all'Orbit. L'Orbit sai cosa fa? Allora l'Orbit nel gioco originale non. Si sei seduto. Papà. Allora, aspetta, nello schermo di sinistra si cammina e in quello di destra gira visuale, si mette in seconda persona più alta, si mette in prima persona, ok? Non è difficile capirlo. Comunque l'Orbit nel gioco non attacca, però se lo metti inizierà ad urlare. Adesso un po' la vita, E devi scrivere nella chat. LOL, quando senti che faccio dei rumoracci. Ok? Parara, in maiuscolo però. Parara, scritto. LOL, quale E LOL? ho le bench. Va bene, eh? Si è scritto LOL. C'è due giochi inquietanti. Sono l'Olbit, che l'Olbit dovrebbe essere soltanto una testa. Sto controllando un attimo la telecamera, non vedo niente di strano. E sono queste palle qua sopra? Delle Quale palle di carta. palle? Sono dei fiocchi di carta. Acciottolati. Ah, non sono ciottoli. Non è cobble, si dice proprio. Guarda come vado quando. Mannaggia, io non riesco a entrare, ma perché non riesco a Io entrare? ce la faccio, guarda. E io no, Guarda. perché? Perché me lo entra? Ma che cappe. Guarda come sono. Non sono riuscito a
la chioda alle porte, non posso passare perché io non sono aggressivo. Questo sta ancora abbassato. Alzati. Lolo, fratello, abbassa la voce. Ma sai che ti Bam. Io ti seguo. Che tu mi segui quando non sei aggressivo, che mi frega, ma devo cercare di entrare qua dentro. Idiota, io ce la faccio. Perché me non entra? E perché si perché si è buggato. Sei entrato, vedi? Non sei entrato. Sì, che sono entrato. Ma è scarso, non salta, è scarso. Ancora, e che palle. Ma è fastidioso però. Vai, ho scritto non l'ho. È scritto in maiuscolo. Pensavo di fregarti. No, in maiuscolo. Ho scritto, dai, silenzio. Chi è che ha scritto kill Mary, uccidi a Mary? Perché dovrei? Non te l'avevo mica scritto a me, a te volevo dire. L'ha disattivata proprio quando le porte erano aperte. Quindi? E quindi si è scarso. Perché non si diventa? Diventando qualcun altro che forse ora ti fregherò molto perché sono quasi invisibile. E anche inutile che metto visione notturna. Ma guarda quanto vedo chiaro! Io nel frattempo ti ho sbattuto. Ma quanto vedo chiaro! Io comunque ti ho sbattuto le porte in faccia, fratello. E poi vai a guardare la mente segreta. Qual è la mente segreta? E chi te lo dice? Oh! Ma tu non puoi aprire le porte perché io avevo chiuso a chiave. Mi dispiace, sei qua. Io ti seguirò. E che cosa attacca? No, non ti vedo più. Non attaccare, mi sembra che ci appaga. Io metto la glow stick perché non vedo niente. Io vedo tutto perché mi dice no, e tu non la puoi mettere. La porta è chiusa! Che chiusa la porta? Tu l'hai chiusa! Che ho fatto chiusa se sono uscito da lì? No, sono uscito da questo lato qua. Annaggia, ti stavo sbattendo la porta in faccia. Che ne volevi, eh? Ah, perché c'ho la gola. Non dire che stavo, tanto le macchia, fratello, non chiudo la porta in faccia. Fratello! E chiudi! Dove stai? Non lo so, mi sono perso. Non posso mettere la glow stick se non posso chiudere la porta. Ma io non ho idea, guardate. Ma che sono io non è buggato comunque. Ecco di qua. Così se non vedo niente. Dove sto? Sì. Sto qua dentro. Stai davanti a me. Ora ti fregherò. Devo togliere subito la glow stick e chiudere la porta in faccia. Ah! Ma non è possibile, ci vuole troppo tempo a chiudere questa porta. Perché tu giochi dal telefono, gioco dal tablet. Ma che vuol dire? Vuol dire che dal tablet è più veloce perché c'è la memoria. No, perché tu c'hai la run e sei un dannato. Vabbè, ma è inutile. Però no, non devi mettere run. E tu c'hai la run però. E tu non puoi. No, non è giusto. No, guarda, non può run. Non vale mettere run. Non vale la mettere neanche tu allora. No, se tu non la devi mettere. E tu non sarà un trono. E se ti vedo run, io lo so quando. Non lo so dove sto. Perché non pigli la glow stick. Rannato. Si stai battendo la testa nel muro. Ma dove sto? Io non so dove stai perché ho bisogno notturna. E tu non puoi bisogno notturna. Che capperolini. Sono diventato Yendo comunque. Yendo è uno che se sta vicino alla porta a volte e se non apri subito il monitor ti attacca. Però noi stiamo giocando ovviamente che io ti devo attaccare e tu devi scappare. Quindi facciamo una tattica diversa. Cosa mi sei andato? Ti sei battuto la porta in faccia. Tu ti sta qua. Dove sto? Che
Una volta che l'hai chiusa velocemente. Ti sei sciolto. Vabbè, adesso ci metto un'ora a chiudersi questa porta. Questo si alza da su. Ti sei seduto. Non male. Devo scappare. Imbroglione. Non mi viene la luce, sei ancora più brutto. Sì, perché ogni volta che clicchi sei spegni. Stavolta ti fregherò. La mia enorme velocità. Ma quella volta che riesco a chiuderti la porta in faccia, finirò a ridere al video dopo. Comincerò a ridere ora e finirò al video dopo. Oh, il governo vuole andare dall'altro lato. Ecco! Tu scemo. Guarda che vado piano. Oh, vuoi fregarmi? Ma lo sta? Togli il rane se c'è il fegato. No. Non ce l'hai il fegato di togliere il rane, eh? Puoi metterlo. Ti sei sbattuto la porta in faccia. Adesso ti frego io, non ti muovere. Ma dove vuole andare dal condotto? Chiusa, io la vedo. Ti sei trollato. Perché non si alza questo imbecille? Perché sono scemo e te lo dico. Capito quello che mi dà l'evento? Vediamogli più veloce tu e io. Sono venuto, ti spiace. Se c'avevi il fegato di venire della vento con me. Mi spiace. Questo non si alza neanche. Capito? Abbiamo anche preso. Che cosa dice? Disattiva l'alimentazione. No, non cliccare. Ma perché? Perché no? Lo so che sei nella tenda. Creto, lo so che sei Atena. Ah, la frega! Questo siete ancora. Non si può levare questo, sei idiota. C'è un altro animatronics. Bravo, così io ti devo chiudere la porta in faccia. E io uso il condotto. E chi se ne frega, nel frattempo di tutte le porte in faccia. Nel frattempo passo dalla vento. Non sai nemmeno che sono diventato ora. Eccoti. Non sono questo. Chi è costui? È Fanta il Foxy. Ciao Fanta. Ciao. E ti sei notturna? Sto scappando. Papà, è solo nell'ufficio, eh. Perché stai scappando questo? Papà, sei qua. Guarda che sono diventato. Sono diventato Bibi Bab. Bibi Bab. Guarda, guarda. Guarda come sono fatto. Guarda. Mettila, che lo si guarda. Sono Bibi Bab. Bibi Bab, io stavolta ti frego. Verrà dalle 20. Ah, mi vuole fregare. Come se, se questo qua è molto lento, ma stavolta ti riesco a fregare, guarda. Infatti sei lentissimo. Vabbè. Questa volta ti fregherò. Vabbè. Oh! Ma una cosa! Sotto al tavolo! Quale tavolo? Sotto al tavolo qua! Ma dice vero, meno le porte. Ok, non c'è il fegato di cuore mi ha presso, eh?
Non mettere tanto. Ma tu non mi segui, che tu ti nascondi là, che hai risolto. Vieni se c'è fidato. Se sono io e te, se non mi vedi non è colpa mia. Vedi, se posso stare nel muro. Ma tu stai run però. Non vale run. Io l'ho tolto il run. Non ci credo. Guarda quanto vado lento. Non vedi? Cammina. Non vedi niente. Che l'ho tolto, guarda quanto vado lento. Capito che non è. Ecco lo scemo. Perché gli sei seduto? Cioè, vedi, metti... Ah, ma faccio un'altra cosa. Non mettevi se notturna. Perché? Perché no. Ma no, non vale, ma non posso vale, essere sempre non penalizzato. Vale, non vale. Ma non posso essere penalizzato. Non vale. Non vale. Fammi mettere se notturna perché non vedo niente. Non la tossico vale. La posso dire se non posso chiudere la porta. No, nel gioco... Vabbè, ma stai facendo proprio gli imbrogli, fratello. Stai proprio imbrogliando, mi devi credere. Sì, si è buggato pure, vedi, non si muove più. Sì. Si è buggato, non si muove più. Guarda il fatto. Non gira più la visuale, no. Ti avevo trovato. No, non gira più la visuale. Come si fa a togliere la visuale? Fatti tu e la prossima volta non mettevi visuale notturna, devi forza zeramo. Sì, ecco di qua. Ora cambia personaggio. No, non funziona proprio, vedi, si è bloccata di nuovo. Bravo! Ok, si era buggato, vediamo se ora non è più buggato. Ok. Si è sbloccato, ma ora scelgo il personaggio che voglio io. No. No, questo ti dà il benvenuto. Non devi diventare la sì, guardia. Ma non mi devi toccare il telefono perché devo decidere io. Ma no, lasciami stare. Non devi diventare l'animatronics. E vai nell'ufficio che sa dove sta. Dove sta? Ma perché sei andato su? Ma chi è andato su? Sì, è venuto su, vai su. Non si sente, non si vede niente, vedi la glow stick. Qua sta. Ma che sono? La porta che si è vestita. E chi l'ha aperto chiusa? La foto. Manca l'ultimo animatronics. No, adesso si bugga se non si chiude il contatto. No, gli sono venuto in mezzo. Si è fatto perfettamente l'evento. Sì, lo so perfettamente. Non ti scappa. Non devi andare davanti alla tenda. Qua devi andare. E mi si c'è notturna. Ecco. Ti sei seduto.
dice. Bisogna stare tutto il tavolo. Sono mini rena. Ehi. Ma tu non esci. Ho perso. E se non esci? Cosa ho fatto? Ho dato il nome al tavolo. Guarda come l'ho chiamato, lo posso mettere, lo posso togliere. Cosa? Il nome del tavolo e li posso anche nascondere, l'ho tolto ora. Ma che cosa? Il nome, qua c'è scritto sempre leggermente su ok. Posso metterlo, posso toglierti per confondere quando sono nei condotti. E quando sono qua. Tu stai là come al solito. Non è vero, guarda, sono un momento. No, io sono là in imbroglione. Chiudi, chiudi! Lascia chiudere. Lascia chiudere. Tutto al tavolo, dove sei messo? Ma questo non sta capendo niente, è tutto buggato. Chiudi! Dove stai? Tutto al tavolo? Chiudi! Stai qua a dire, dove stai? Tu sei nascosto, dalla porta. Allora, c'è una cosa? C'è una cosa? C'è una cosa? Quanto tutte le porte? Due porte! Mi spiace! E come l'hai aperto? Guarda dove l'ho aperte! Seguimi! Sono piccolissimo, guarda! Idiota! Ti devi muovere! No! Ti ho fregato e ti chiudo fuori! Non mi venga di registrazione! Devi prendere! Guarda, è nuova visuale per colpa tua! Guarda. No, si è buggato di nuovo! Guarda! Guarda che è successo, il bug che succede a Lorenzo! Perché tu non devi fare sti cazzo di cose che... Ma invece se... Seguimi. E come ti seguo se non posso cambiare la visuale? Guarda qua, le aperte. Ma secondo me si è stato cliccato qualcosa che si deve togliere, guarda. No, va, perché questo capita... Tipo questo? No, questo capita anche a Lorenzo. Guarda, questo gioco di loro ti fa teletrasportare. Tutte le cose ti fa mettere le cose. No, secondo me questo qua è... Sì, guarda. No, questo che anche Lorenzo in tutti i server. Sì, ma ci sarà un problema che si può risolvere in qualche modo. Forse bisogna cliccare una Lorenzo, combinazione di tasti. Questo ce l'ha sempre in Brookhaven. Quindi non è per niente un problema. Ma questo si può sbloccare se per esempio fai così, vedi? Oppure se metti run, per esempio. I run non succede niente. Non si cambia la visuale? E allora esco e rientra, aspetta. Esci. Però devo mettere pausa mentre uscivo. Vabbè. Va bene. Eccomi qua, dai. Cambia non l'ultimo personaggio. Non entrare in sister location. Dove entro? Se ci abbiamo la mappa di Candy. Controlla le mappe. Vedi se ci sta un teletrasporto. Ma dove devo vedere? Vedi in queste varie scutanze se ci sta qualcosa che ti trasporta in tutti i cosi. Non c'è proprio un coso di niente. Allora dobbiamo mettere Candy. Stai pronto? Guarda. Guarda come corro. Ti sto aspettando. Mi stai aspettando? Che tu c'hai la velocità, io no. Allora, dobbiamo usare tutti questi personaggi, non diventare nessuno per Candy. Prendi queste telecamere. Se telecamere devi prendere, poi sta torta che non serve mai a niente, se ce l'hai, Tor R. Se ti sei fermo lo faccio io. L'hai preso? Basta fare inventario, prendere questo e trascinare al posto di questo. Boh. Non c'ho niente, questo lo metto qui.
E questo lo metto qui, vedi? Non se ne vede perché? Perché infatti non lo metti in ordine. Non me li fa prendere. E a me mi fa prendere tutto perché io E a sono. me Io posso mettere anche più cose, non no. No, a sono. me tocco pure la torcia, guarda. Metto la torta. No, la torta se la prende. Monitor. Non me li fa. Ah, sì, adesso se l'è preso. Tocco la Appena. torta e Io prendo la divento. torcia. Non me li fa tenere la torcia insieme al monitor, vedi? Monitor e torcia non li posso tenere. Se metto solo il monitor, se lo prende. Vabbè, metti solo il monitor senza perdere altro tempo. Ok, l'ha presa. Allora, posa questo e guarda, ora guarda, siamo nella nuova mappa di Five Nights at Candy's, che è un gioco vecchio, e io divento Candy the Cat. Si chiama Caramella al gatto, non so Ma io posso perché. diventare Candy che è stato Cat? No, Perché? sai chi deve diventare la guardia? Madonna, ma tu sei sempre, devi decidere sempre tu per me. Non c'è la guardia, come faccio a diventare la guardia? Non c'è la guardia, allora fai finta di essere la guardia. Caramelle, devi entrare. No, un altro non si vede niente. No, Caramelle. però questi quadri che non si vede niente, io li odio. Papà, Five Nights FNAF si chiama Five Night, quindi deve essere Ho buio. capito, però mi dà fastidio, non si vede niente. E chi se ne frega? La cerca al suo ufficio, che nemmeno io lo so dove sta. La batteria sta anche a 10%. Non lo so, qua sta la cucina. Non avvia questa porta! Perché? Perché c'è la libertà! Se la cambuso qua. Io Oh, ti ho sbattuto la porta in faccia! Mi l'ho aperta. spiace. Ma dove si esce? Da qua! E non vale fuggire! E non vale, decidi tutto tu, e non puoi fuggire, non puoi prendere la porta, non puoi tenere la luce, non puoi. E che cavolo? Perché io sono Candy, sono il Ma tu proprietario. sei un Vabbè, cretino. sono Candy, sono il proprietario di E questo posto. tirin tin tin. Dove sta l'ufficio? Questo? No. Neanche. Aspetta un attimo, fammi vedere se sto cappello di ufficio qua non si apre. Se è qua attraverso e hanno chiuso. Ti ho sbattuto la porta in faccia. No, non me l'hai sbattuta! Oh! Sì, ho No! visto il tuo faccino. Eccolo qua l'ufficio, vedi? Sì, ma lo sai che sono passata attraverso? Aspetta un attimo. Oppure io sono entrato dentro, dalla finestra. Hai Ah, la finestra si entra. visto? L'ho scoperto io? So forte, no, che l'ho scoperto io. Ma si può chiudermi la finestra? Non si Allora è può. un passaggio segreto, si esce dalla finestra e si entra di là, vedi? È proprio questo il passaggio. Poi, qua se esci, vabbè, si può andare anche da qui però. Oh, poverino. Si può andare anche da qui, vedi? O entri dalla finestra o fai il giro intorno e entri da. No, qui non si entra però. Dove sta l'altra entrata? Mi è andata con la finestra. Ma ci dovrebbe essere anche un'entrata normale, non solo la finestra, forse dalla porta? Andiamo qui. No, si entra solo. Ma lo quindi, scusami, se esco dall'altro. Dovrebbe essere questo qui. Apri un po' la porta. Infatti è questa qui, vedi? Si entra da quell'ufficio lì. Ok, dai, iniziamo il gioco di Five Nights at Candy's. Ma fratello, siamo a 28 minuti, lo facciamo una sola volta. Ok? Seguimi. Intanto uscire dall'altro lato, io ti fregherò, entrerò da qui e ti sbatterò la porta in faccia. Sei pronto? Via! Forse te l'ho battuto io la porta in faccia. Voglio la libertà! Ora gioco in prima persona. Io non so giocare in prima persona! E devi. Perché hai fatto sta cosa? Non so giocare in prima persona, te l'ho detto mille. Che cosa è successo? Gioco se lo metto in faccia. Ah, era questo l'ufficio, non ci sono arrivato. Sì. Ok, non hai chiuso più la porta in faccia, no? Non hai chiuso più la porta in No, faccia, te l'ho no? aperta apposta. Non Non funziona la porta a me. funziona. Ah, se c'è la glow stick non funziona. Riesco. Buongiorno e buona fortuna. Non Bam! vale chiudere le porte delle porte. Ma non vale, ma tu non vale, non puoi giocare per me. No!
Ecco, ho fatto tutto il portone in faccia. Non vale se te la porta in faccia. Vabbè, dai, siamo alla mezz'ora. Non ancora. Non abbiamo giocato a quella settimana. Ho capito, lo continuiamo domani, no, a papà. No, no, facciamo ancora. Continuare non credo proprio perché non abbiamo fatto nessun progresso. Nemmeno sono andato davanti alla porta molte volte. Non vale che sei troppo forte. Ma che vale? Io non ho toccato proprio niente. Basta seduto qui, perciò non si muoveva. Ma che? Sono io. Ma tu sei questo? No. Chi è questo con la luce in mano? Chi vuole questo con sta torcia? Si è trasformato. Si è trasformato. Si è messo la maschera. Ah. Perciò sento sta puzza. È il suo fiato. Sì. Tu sbatto la porta in faccia, sei imbecille. Pomodino. Chiudo pure questo perché non lo voglio far entrare. E poi me ne esco da qui. Non vale uscire. Come non vale? Io devo uscire da qui, dall'ufficio. No, tu devi survive. Devi survive. Sai che vuol dire survive? Vuol dire sopravvivere. E sai come si fa a sopravvivere? Sai come si fa a sopravvivere nell'ufficio e sopravvivere? Ma no, non si può giocare così, perché in effetti questo passaggio segreto è sempre aperto, può entrare chiunque da qui. Quindi che le chiudi a fare le porte? Boh. Per quando le porte delle porte sono chiuse... Sto guardando tutte le telecamere. Stage di candy, corridoio, servizi igienici, ingresso corridoio, finestra, corridoio sinistro, arcate, stage di cesta. No, papà, non mai visto! Parti servizi, non mai visto! Soggiorno. Non mai visto! No, dove stai? Mi vedi? Ecco, adesso ti vedo, sì. Un attimo, aspetta un attimo, mi giro sulla telecamera. Eccola di fronte adesso, vai diritto, vieni più vicino. Ancora un po'. Va bene? Non ti vedo più. Ecco qua. Ok. Chiudi la telecamera, ti ho visto. Vai tutte le telecamere, vedi che mi sono messo in un'altra camera. Facciamo questo gioco qua, che bello. Stage, corridoio, servizi igienici. Non l'hai visto! Dove? Eccolo qua, perfetto. Un attimo, mi vedi bene? Corridoio sinistro, dove questo è? Sì, sì. Ok. Cambia tu, camera. Ora metti nell'ultima stanza e chiudi il monitor. Mm. Allora, l'ultima camera. Cazzo. Che mi nasconderà questa. Ultima camera, dai, e poi facciamo il saluto. Sì. Vado? Sì. Che camera è? Chi lo sa? Allora, stage of candy, eccolo qui. Gira diverso di me. Eccolo. Wow, che figata questa. Fratello, così vedo solo le corna. Ecco, così mi vedo tutto. Ok, ragazzi, questa è fighissima sta cosa delle telecamere. Ti raggiungo. Raggiungimi. Ti aspetto in camera. Metto un po' di glow stick perché non si vede nulla. Guarda, dove sta l'ufficio? Dove sta la finestra? Non trovo più la finestra, hai capito? Eccola qua. No, cosa ho visto? Apri le porte che non ti trovo. Sono aperte. Sono aperte. Ti vengo a cercare. Ecco di qua. Ci sei? Sì. Eccoci qua. Ok, ragazzi, il video si conclude qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale Sample 096 e metteteci un bel like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Babi. E da Samuele. Batti un po' con gli occhi. Sbatti gli occhi. Sbatti gli occhi. Che vuol dire? Prima hai sbattuto, eccolo, hai sbattuto gli occhi. Ciao a tutti, ciao! Ciao.